Allora, proviamo a vedere questo esperimento. Non lo so se mi piace col coso, come cazzo si chiama il bastone, il selfie stick. Vabbè, vediamo. Comunque, altro giro, altra corsa. Sempre un'altra giornata nel bosco. Oggi devo ammettere che ho un quantitativo piuttosto alto di ansia. Per una cazzata, fondamentalmente, ho provato a meditare dopo un sacco di tempo che non lo facevo. Per chi non lo sapesse, chi soffre di problematiche d'ansia presente può avere magari il nervo vago disattivato. Ora, sono cose che non sono mai entrata troppo nel merito di queste faccende. Diciamo che mi sto informando un pochino adesso e quindi ho ripreso in mano la meditazione mindfulness per cercare. Chi soffre di ADHD spesso e volentieri c'è anche questo monologo interno che non si chieta mai, fondamentalmente non c'è mai pace nelle nostre teste. E quindi ho detto, va bene, sicuramente fare sabbie mobili, fare un po' di meditazione mindfulness mi può aiutare a recuperare un po' di serenità, concentrazione, no? Proprio meditazione tipo, oh mio Dio, mi sto elevando, sto per raggiungere il nirvana. Io mi dispiace, ma non sono cose che fanno per me quelle, però fare invece esercizi di respirazione, considerando che io sono anche una persona che per nervosismo tende ad andare molto in apnea, dico magari mi può aiutare. Cosa succede? Siccome sono pigra, mi rifiuto di prendere la posizione seduta e quindi decido di meditare sdraiata. Già avevo ansia, non so per quale cazzo di ragione. Sono entrata in una specie di stato di dormiveglia che mi ha fatto letteralmente vedere i mostri, cioè non so, ma ho visto delle cose anche banali, però mi hanno creato una tale, venite cani, una tale quantità d'ansia che veramente, è stato peggio di prima questo discorso qui della meditazione, peggio di prima, e adesso tipo mi sento la pancia annodata, non so come spiegare, ma vabbè, pazienza. Ora, fatto questo lunghissimo preambolo di 2 minuti e 34, no, c'è già il microfono qua, vabbè. Fatto questo lunghissimo preambolo di 2 minuti e 34, volevo parlare di un po' di cose, ma poi rischio di fare troppi mischioni con i pensieri. L'ansia, fondamentalmente, perché penso di avere tutta quest'ansia? A parte il fatto che la mia psicologa è in ferie, cani, venite! E mi sono ritrovata un po' di tempo fa. Io non uso i social, le piattaforme verticali, diciamo. E un pochino di tempo fa, dopo un lungo periodo di detox, appunto, mi ero decisa a reinstallarle, promettendomi che le avrei utilizzate più saggiamente. Spoiler, non è successo. E non so perché, però i contenuti brevi tendono veramente a tirar fuori, secondo me, i lati peggiori di noi, più superficiali, più desiderosi di attenzione, proprio perché abbiamo pochissimi secondi per condensare in un video così breve la nostra quintessenza o qualcosa che sia sufficientemente catchy da fare quel follower in più. Venite, topolini! E quindi anche lì mi sono resa conto che magari mi riprendevo. Io ho ricominciato ad allenarmi, sto per diventare una personal trainer, ho l'esame a settembre, ora tra 15 giorni se tutto va bene, e mi caco addosso, ho la sindrome dell'impostore. Ci sono un sacco di cose di cui voglio parlare, anche di questo argomento qua. Fatto sta che dico, vabbè, intanto mi rimetto sui social e comincio a costruirmi il mio, una specie di bacino d'utenza, perché comunque, wow, nel 2024 una parte della clientela che può arrivare a un personal trainer la fai anche sui social, quindi il lavoro sui social è imprescindibile.
E dico, perché non mi ci metto? Per la paura del giudizio degli altri? No, non me ne frega un cazzo. Sinceramente, ho lavorato così tanto che posso dire con estrema onestà intellettuale che non me ne frega proprio un cazzo. Dici, allora cos'è? I paragoni con gli altri? Già quello da 0 a 10 direi 3, 4 forse. Ma non per altro. A volte diciamo che mi suscitano una certa depressione perché vedo tantissimi ragazzi giovani, ma non, che, cioè, già la loro carriera è avviata, ma io non posso paragonarmi a loro perché loro sono figli di tempi diversi dei miei, avevano più mezzi o mezzi diversi, ok? Avevano accesso a un mondo virtuale già da una tenera età. Io ho avuto il mio primo telefonino quando avevo forse 14 anni e non ci potevo fare niente. Ve lo ricordate l'era in cui non si poteva andare su internet dal telefono perché, oh mio Dio, no, esci, esci, costava un casino. I genitori non ti potevano dare 10 euro a settimana per fare la ricarica. Altri tempi, orribili per carità, perché orribili. Però, cani, ehi, qui c'è un altro sentiero. Però non lo faremo oggi, perché sennò mi perdo. Venite. Quindi insomma, dico vabbè, posso comunque guardare i contenuti degli altri per trarne ispirazione, perché poi alla fine, non avendo io amici o chissà che cosa, dico vabbè, ne traggo ispirazione. Ok, è iniziato così e poi nei momenti di noia, doom scrolling. Problematica che io credevo davvero di aver risolto, invece no. È sempre lì dietro l'angolo, pronto a fottersi. È un problema questo del doom scrolling, perché fondamentalmente la noia è un propulsore, ok? Quindi quando voi vi annoiate, siccome la noia è un sentimento intollerabile, vi dite, oh, dovete imparare a stare sulla noia. Ma che? Cioè, la noia è un sentimento intollerabile. Che è diverso dal relax a palle all'aria. Io mi annoio quando sono ferma. E allora cosa fa? La tua mente è estremamente semplice, perché siamo ancora estremamente antichi nel funzionamento. Ci sono questi meccanismi ancestrali che ci spingono a fare doom scrolling. Ragazzi, siamo tutti malati, come se fossimo giocatori d'azzardo alle macchinette. Poi fondamentalmente è la stessa cosa. E quindi non so, a un certo punto è sfuggito al mio controllo. Doom scrolling, di roba che non mi interessava, non mi interessava minimamente. Venite topi! Poi però appunto, cioè, per dire, io non seguo nemmeno personaggi particolarmente in vista. E adesso invece so tutto dalla A alla Z della lite tra Cara e Regina. Ma che cazzo me ne frega? Neanche le seguo. Cioè, perché, capito? Non so se questo può essere una sorta di FOMO. Per esempio, mi sono espressa anche su, in parte, perché ho fatto un video di pochi secondi dove mi esprimevo, no? Durante le Olimpiadi, su tutta quella diatriba che c'era stata nel pugilato femminile tra Imane Khelif e Angela Carini. Però dico, in un video di così pochi secondi, non lo so, uno non si riesce a spiegare. Già io non riesco a spiegarmi in 20 minuti di video che sono qui a fare, cioè, sì, ma è estremamente ridondante. Figuriamoci, venite in 10 secondi dove uno deve essere catchy e dire qualcosa di brillante o di accattivante almeno, perché poi parliamoci chiaro, non ce n'è di tanto contenuto brillante su quelle piattaforme lì. La gente, non so, si mette 15 secondi di... Ma rendiamoci conto, vi ricordate chi era che lo diceva? Andy Warhol? Quello dei 15 minuti di fama. Non me lo ricordo chi lo diceva. Ma adesso i 15 minuti di fama sono diventati 15 secondi. E 15 secondi è tutto. Ui, ci aggappiamo a 15 secondi di contenuto che speriamo possa andare virale sulla base del niente. È tutta spazzatura. È tutta spazzatura. E io a un certo punto ho pensato, no? Beh, ricomincio su TikTok perché
Instagram l'ho saturato, non lo uso più volentieri. Dico, vabbè, ricomincio su TikTok, faccio, venite topini, faccio qualche video di mentre mi alleno o posto i progressi. A parte il fatto che adesso ho un fisico così mediocre, che di certo i progressi non li posto volentieri, proprio no, mi vergogno, non sto bene con me stessa, anche se è una cosa che potrebbe aiutare gli altri a fare meglio, no? Dico, beh, siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti provando a fare oggi un po' meglio di ieri e domani un po' meglio di oggi, però io non ci riesco, non ci riesco, sono troppo autocritica forse. E mentre ero lì che dicevo, vabbè, mi alleno, posto un contenuto mentre mi alleno, dico sì, ma tanto chi me lo caga? Chi me lo caga? Cioè, anche se non sono l'ennesima banalotta fit influencer che sponsorizza le tisane per cacare e i completini colorati coi pantaloni ficcati dentro al culo, no, io non sono decisamente quel tipo di persona. Però comunque mi sono ritrovata a un certo punto a pensare, beh, come posso andare virale? Come posso far arrivare questo contenuto? Magari, non so, mi metto a fare gli esercizi con un abbigliamento buffo o mi invento qualcosa, una sorta di format che possa piacere. Ma a me alla fine della giornata, che cazzo me ne viene? Niente, niente, è soltanto tempo speso male. Vieni, non, mi strappa da quel momento di focus, di concentrazione che mi serve per allenarmi, per fare la serie a modo, per essere aderente coi tempi di recupero. Non ce l'ho il tempo per fare il pagliaccio sui social. Però sembra a volte che se non fai il pagliaccio non arrivi. E dico, beh, allora posso arrivare con il solo e semplice contenuto intellettuale. O magari alla gente piaccio per come sono, ma la verità dei fatti è che io non sono così intelligente o brillante o pungente da creare un contenuto sufficientemente accattivante, perché in realtà anche lì, per quanto riguarda il discorso allenamento, io penso che quasi tutto quello che si poteva dire è già stato detto. Che quando vedo i video di queste ragazze che ragazze e ragazzi ti fanno vedere la traiettoria corretta dell'esercizio, ma ragazzi, sono 200 miliardi di anni che si fa la palestra. Sì, io okay, che va bene le nuove evidenze scientifiche, ma birba! Levati da quella cacca! Dio, sei tutta piena. Ti odio. Ti odio, ti odio, ti odio. Cattiva! Vieni, Chino, andiamo. Lo dovevo immaginare. Era così ovvio che si sarebbe rotolata sulla merda fresca di una bestia. Comunque, niente, insomma, questo è quanto. Non ho nulla di originale da proporre. E sinceramente, mi sono messa a studiare ormai a un anno che ho studiato questo discorso qua del brevetto, no? Mi è passata la voglia. Ho attraversato una fase di depressione nel momento peggiore in cui potesse capitare, perché è capitato proprio nel momento in cui stavo studiando, stavo ricominciando a prendere determinati argomenti, determinate routine in mano. Boom! Crippling depression! Quindi ogni cosa che ho fatto in quei mesi, che sto ancora facendo, la faccio proprio con un saporaccio in bocca. Dite? Che non è il sapore delle cose che ti piacciono. Quindi non le fai con lo stesso entusiasmo. Mi sembra solo di tirare avanti ormai da mesi a questa parte, nella speranza di fare questo cazzo di esame, prendere questo cazzo di brevetto e svegliarmi da quest'incubo.
Ma poi ci dovrò fare qualcosa col brevetto. Non è che lo posso prendere e mettere lì nel cassetto, come ho fatto con quello dell'educatrice. Tralasciamo il fatto che il mio cane si è appena rotolato sulla merda. Ma che schifo. E io so di essere piuttosto portata per la palestra. L'ho sempre fatta. Sì, è stato un tira e molla perché io poi sono una persona estremamente discontinua, però l'ho sempre fatta volentieri e ho i mezzi per aiutare le altre persone. Ma non ho autostima, io non riesco a avere quella sfacciataggine, no? Ehi, vieni, ti aiuto io, vieni da me. Posso cosa che non riesco neanche a essere un caposaldo per me stessa, figuriamoci per un'altra persona. Non lo so. Però questo è un altro video e volevo parlare della sindrome dell'impostore in quest'altro video, quindi forse adesso questo lo termino qui e ne faccio un altro, tanto la passeggiata è lunga.